questione indubbiamente che riguarda tutto il comparto giustizia a livello nazionale, però anche qui ci sono, diciamo, situazioni e situazioni. Gli uffici giudiziari pratesi, ormai da decenni, tant'è che è quasi diventata noiosa spiegare la situazione di questi uffici, si trovano in una situazione di gran lunga di carenza in proporzione rispetto agli altri uffici giudiziari del distretto toscano, di gran lunga peggiore rispetto agli altri. Noi abbiamo fatto ben due indagini comparative, una nel 2017 e una nel 2019, tenendo a mente due parametri. Essenzialmente ciò che genera carico di lavoro sul personale amministrativo sono i fascicoli che arrivano e i magistrati che sono in servizio. In entrambe queste ricognizioni, che sono state certificate dalla Corte d'Appello, quindi un organismo terzo rispetto a noi che non ha interesse a diciamo esprimersi a nostro favore o meno, è emerso che noi siamo all'ultimo posto, cioè tribunale, procura, una più giudici pace, all'ultimo posto sotto in qualsiasi analisi comparativa si venga a fare a livello distrettuale. Ma non si degnano. In estrema sintesi la verità è quella, perché ogni tanto bisogna dire le cose chiare come stanno. Quindi noi quello che abbiamo sempre chiesto, continuiamo a chiedere, continuiamo a ribadire, è questo, cioè noi non vogliamo altro che parità di trattamento rispetto agli altri uffici giudiziari del distretto. Punto. Indubbiamente, perché il servizio giustizia è un servizio che si basa sulle persone, come qualunque altro servizio pubblico. Ha voglia di mandare magistrati se poi non c'è il personale amministrativo per fargli fare le udienze, e quindi i processi vanno molto più lenti rispetto al resto del distretto e pertanto c'è una minore certezza della pena. Ovviamente la cosa riguarda anche il settore civile, una migliore risposta di giustizia sul territorio e per i cittadini, perché l'interesse non è soltanto la tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore amministrativo, che già dovrebbe essere un argomento importante, ma anche rendere un servizio efficiente a un territorio che se lo merita.